che se non sbaglio è uscito l'estate scorsa. Io l'ho comprato, mi pare, alla fine dell'estate scorsa, qualcosa del genere. Stiamo parlando del L'Oreal Hydra Genius Aloe Water. Io ce l'ho nella versione idratante liquido per pelli da normali a secche. Allora, questo essenzialmente è un gel quasi liquido, come vedete, una soluzione quasi acquosa, idratante, che nella stagione calda, secondo me, è un ottimo sostituto della crema idratante, specialmente di giorno. Io, lo sapete, ho una pelle mista, ma ho scelto questa versione per pelli da normali a secche, perché comunque, nonostante abbia una pelle mista, una pelle comunque di una certa età che ha bisogno di nutrimento. E vista la texture e la consistenza, ho immaginato che fosse comunque leggera e adatta al mio tipo di pelle e ho fatto benissimo perché è perfetta per me. Allora, scusatemi, ovviamente parliamo di un prodotto da drugstore, un prodotto che costa poco, meno di 10 euro mi sembra, e che ha un INCI da drugstore. Contiene anche alcol, nonostante io spesso l'alcol non lo sopporti neanche nei tonici, per dire, io in questo prodotto non lo avverto, cioè mi rendo conto che c'è, ma non mi fastidisce minimamente. Come vedete, ne ho usato già quasi metà, sono 70 ml, io ce l'ho da parecchio tempo, sono entro il PAO, perché è un PAO di 12 mesi, ce l'ho da parecchio tempo perché non l'ho mai usato su base quotidiana in sostituzione della crema idratante. Durante l'inverno, come vi ho spiegato in un video che feci in merito e che magari se mi ricordo vi lascio linkato qui sotto, io in inverno l'ho utilizzato per la skin care, diciamo, così occasionale, nel senso che se mi capita nel corso della giornata, magari non sono ancora truccata, ma mi voglio truccare, ma sono passate ore dal mattino, non so, il primo pomeriggio o nel pomeriggio, e mi capita di avere necessità, di reidratare la pelle prima di andare a truccarmi. Oppure, se mi strucco la sera prima di cena, ma poi esco a cena e mi ritrucco, non vado ad applicare la mia skincare routine del mattino o della sera, ma una skincare più semplice che vada a rispondere alle esigenze della pulizia e dell'idratazione, ma che non vada a confliggere con i trattamenti magari anti-age e così via, che riservo a i due momenti principali della giornata. Quindi d'inverno l'ho utilizzata così. L'ho ripresa in mano adesso e la sto utilizzando spesso al mattino, quasi tutte le mattine, direi ultimamente, perché è tornato il caldo. L'ho utilizzata specialmente nelle mattine più afose, quelle in cui le giornate non si capiscono, un po' piove ma c'è afa, un po' viene fuori il sole, nei giorni in cui la pelle potrebbe rispondere male al clima. La mia pelle è molto reattiva, quindi io se la idrato troppo mi lucido tantissimo e sudo e mi sento occlusa. Se la idrato troppo poco e poi mi capita il brutto tempo, la sento tirare, la sento secca. Questo è un prodotto eccezionale in questo senso. Mi dà l'idratazione perfetta, giusta, né troppa né troppo poca. Io comunque prima metto tutte le mie sieri, la essence e così via, quindi comunque ho una base di sostanza, di idratazione. Questo è il tocco finale perfetto. Ha una texture che adoro. Faccio una pushata nella mano e poi lo vado a mettere sul viso. Innanzitutto è rinfrescante, è piacevolissima. Mi sento la pelle bella idratata, ma tonica, non appesantita assolutamente. E poi a me fa un effetto pazzesco, mi fa un effetto primer. Non so per quale motivo. Io mi sono accorta che quando uso questo prodotto il fondotinta sul mio viso sta decisamente meglio, si stende meglio, si sfuma meglio, qualsiasi fondotinta, si sfuma meglio, ha una migliore performance nel corso della giornata, si lucida meno, mi segna meno, non so perché. Quindi a me capita spesso di usarla anche magari la sera prima di uscire come se fosse un primer, perché mi ci trovo veramente, veramente, veramente benissimo. Se non avete problemi di INCI o problemi con l'alcol, vi consiglio assolutamente questo prodotto. Altri due prodotti skincare che mi piacciono tantissimo sono questi due tonici di Garnier. Io ho terminato i tonici che avevo in utilizzo, non avevo voglia onestamente di spendere troppo.
perché devo ancora cambiare, sto per cambiare la mia skincare routine, insomma era una fase di passaggio. Siccome a me Garnier piace come marchio da grande distribuzione, soprattutto per la pulizia, per lo struccaggio del viso, e lo sapete, è un marchio che mi dà soddisfazione. Ho deciso di rivolgermi a questi due tonici. Allora, uno è lo Scarnier Skin Active, è un prodotto nuovo. Si tratta di un tonico rivitalizzante fresh della linea UVA, 96% di ingredienti di origine naturale, pelli normali o miste, testato dermatologicamente, senza parabeni, senza siliconi, senza coloranti sintetici. Questo è un prodotto che io utilizzo molto molto volentieri al mattino perché è estremamente rinfrescante. È un tonico tonico, cioè lo sentite sulla pelle che funziona come un tonico ed essendo fatto per pelli da normali a miste è perfetto per una pelle come la mia che poi deve affrontare la giornata, che si deve truccare, eccetera, eccetera. Io credo che questi prodotti facciano parte di quella linea di Garnier più attenta, diciamo, all'inci, non stiamo parlando di prodotti naturali, ma sicuramente con un'attenzione in più all'inci, che in prodotti della grande distribuzione è una cosa comunque lodevole. Sono 200 ml di prodotto, costa molto poco. Dietro avete la specifica di tutti gli attivi, di tutti gli ingredienti e mi trovo benissimo. La sera invece preferisco usare qualcosa di più idratante e di più lenitivo. Quindi ho voluto provare quest'altro, sempre di questa nuova linea. È il tonico lenitivo con acqua di rosa, anche qui 96% di ingredienti di origine naturale, pelli secche o sensibili. Anche qui testato dermatologicamente, senza parabeni, senza siliconi e senza coloranti sintetici. Trovo che sia ammorbidente sulla pelle, idratante, ma leggero, non appesantisce assolutamente e abbia effettivamente un potere lenitivo che sulla mia pelle sensibile è assolutamente gradevole e mi piace insomma che ci sia nel tonico. Non ho difficoltà di applicazione con nessuno dei due, un consiglio che vi do: non usatene troppo di nessuno dei due, perché se usato troppo tende a fare un po' di schiumetta. Se invece mettete la giusta quantità sul dischetto e andate a tamponare, hanno un meraviglioso effetto, esattamente come dal claim. Almeno io mi sono trovata così. Le profumazioni. Questa vi dicevo una profumazione fresca, si sente ma non è molto penetrante. Questa è un po' più forte, è più dolciastra, più fiorita. Forse questa un po' vi deve piacere, ma una volta poi applicato il prodotto sul viso, sinceramente non si sente granché. Passiamo al make-up e ho delle cose di cui ho tantissima voglia di parlarvi. Partiamo dalla base, un fondotinta che io ho dall'anno scorso, che ho già utilizzato la primavera e l'inizio dell'estate scorsa e che ho ricominciato ad utilizzare. L'avevo messo da parte perché ha una colorazione non troppo scura, ma come spesso dico, troppo calda per il mio sottotono d'inverno. A me basta che arrivi la primavera, che non è che mi abbronzo, però mi si scalda quel tantino in più, per cui ricomincio ad utilizzare dei fondotinta appunto un pochino più dorati. Stiamo parlando di questo prodotto di Bourjois e questo è il fondo Layer Matte. Lunga tenuta 24 ore, io ce l'ho nella colorazione 03 Beige Clair. Bourjois è un'azienda francese, come sapete tutti, da drugstore a basso costo. Questo fondotinta costa meno di 10 euro, se non mi sbaglio. A me fu inviato l'anno scorso da un sito. L'anno scorso, quando lo scelsi dal sito, Bourjois non era ancora rivenduta molto facilmente sui siti che spediscono in Italia. Vedo adesso invece che ce l'hanno in tantissimi siti, quindi è veramente molto molto facile da reperire. È molto più famoso di Bourjois Lethe Mix, che è un fondotinta che se guardate le ragazze straniere trovate in tutte le collezioni make-up praticamente di tutte. Io ho voluto prendere questo, provare questo, perché Lethe Mix ha una caratteristica di fondo più idratante, mentre io vado quasi sempre alla ricerca di un finish matte. A me questo piace tantissimo. È il fondotinta che indosso in questo momento perché ha la coprenza che a me serve. Sapete che io vado a cercare una coprenza almeno media.
E questo direi che è una coprenza media, medio-alta, stratificabile. Non fa mascherone, è un prodotto in crema, comodissimo il packaging fatto così. È un prodotto in crema, è abbastanza simile secondo me al L'Oreal 24 ore infallibile matte, che sapete mi piace sempre tantissimo. Forse questo è leggermente più cremoso, più pastoso, ma si sfuma benissimo. E utilizzato con la sponge, la Beauty Blender, la sponge di Real Techniques, un'inumidita, si fonde molto bene con la pelle, non segna le pieghe, ha un finish matte, ma come vedete un matte non gessoso. Anche se fissato con la cipria non fa mai l'effetto mascherone, se ben sfumato ovviamente, va a coprire quello che deve coprire, ha un'ottima, ottima durata nel corso della giornata, non mi lucida, mi trovo veramente benissimo con questo prodotto e voglio provare assolutamente altri prodotti Bourjois. Restando sulla base, vi voglio parlare di due blush, entrambi dello stesso marchio. Si tratta di due blush di Milani. Anche questi sono una riscoperta, due prodotti che io amo molto e che chi mi segue da più tempo ha già visto sicuramente in altri video da anni, soprattutto questo che è quello che ho da più tempo ed è un blush meraviglioso. Milani è anche qui un'azienda da drugstore degli Stati Uniti, ma anche questo Milani lo trovate facilmente su tantissimi siti, costa poco. Questi sono i powder blush, quelli che hanno l'interno a forma, come vedete, questo pattern con una rosa. Io l'ho consumato tantissimo. Aiuto, che lo amo, non è? Dicevo, ho consumato tantissimo questo blush per una persona che ha la quantità di blush che ho io. Aver quasi consumato il disegno sopra è una roba abbastanza strana, insomma. Allora, questo è il numero 03 Warm Petals. Il colore è straordinario perché è un color biscotto, secondo me va bene tutto l'anno. È un color biscotto, un pochino pescato, come vedete, un po' terracotta, abbastanza caldo, con una leggerissima satinatura dorata, sembra quasi matte, ha proprio una leggerissima satinatura dorata, secondo me dona tantissimo agli incarnati neutri, neutro caldi, diciamo. La formula di questi blush è strepitosa perché hanno un'ottima scrivenza, direi, ma un'altrettanta ottima sfumabilità. Non fanno macchia, si fondono molto bene con la pelle, sono soffici come consistenza, mi piacciono tantissimo. Ne avevo anche un altro che ho declatterato, dato mia mamma, solo perché il colore, avendolo comprato sul sito, avevo preso un colore un po' troppo rosa per i miei gusti, ma avevo usato anche quello e la formula è meravigliosa, ve li consiglio assolutamente. Questi invece, sempre di Milani, sono i blush cotti, famosissimo è il luminoso, che prima o poi comprerò, che è un pescato chiaro, molto neutro, che deve essere qualcosa di spettacolare. Questo invece è il numero 08 Corallina, è sicuramente un blush primaverile, anche estivo. L'ho portato questo mese, ovviamente io vi parlo di prodotti che ho utilizzato nel mese di competenza, un po' come per i prodotti preferiti, più usati di make-up, eccetera. Io ho ricominciato ad usarlo questo blush, ma sicuramente lo sfrutterò molto di più d'estate perché questo, a parte che è un color corallo bello vivace, è un blush cotto, ha delle venature, si vedono meno perché sto cominciando a consumarlo, ma è un blush decisamente più scrivente, quindi più adatto a una pelle abbronzata. Ora ne ho preso una quantità infinita per farvi vedere il colore. Quindi è sicuramente un blush con una tonalità più adatta ad una pelle abbronzata ed è un blush molto luminoso. Questo è davvero molto luminoso, cioè qui non solo non serve l'illuminante, ma io sinceramente sconsiglio di utilizzarlo. Questo, a differenza di questo che è solo satinato, ha qualche brillantino all'interno. Onestamente devo dire che più lo uso e più meno ne trovo. Credo che siano più che altro superficiali sulla cialda, però ci sono. Non sono grossolani, sono molto sottili e sulla pelle, una volta sfumato come blush, ovviamente qui vedete una strisciata intensissima, una volta
sfumato come blush, sulla pelle non si notano tanto come brillantini. Ovviamente però tenetelo presente se avete una pelle impura con pori dilatati. Io, pur avendo ogni tanto qualche imperfezione, non ho la pelle impura, non ho i pori dilatati, non ho i punti neri, quindi sinceramente io riesco a portarlo molto volentieri. Non so se tutti i blush di questa linea contengono dei brillantini. Tra l'altro anche il packaging è carinissimo. Qui dietro c'è uno specchio e c'è anche il pennellino che è ancora sigillato. Potrei anche toglierlo, così evito di farlo cadere ogni volta. Comunque ve li straconsiglio assolutamente. Allora, facciamo un discorso, anzi, restiamo sulla base, perché io vi devo parlare non bene di più di due correttori di Astra, assolutamente della stessa identica linea, dei due fondotinta che vi ho riportato qui solo per ricordarveli e che vi ho bocciato di recente nell'ultimo video che ho pubblicato sui flop, sulle delusioni del periodo. Si tratta della linea Long Stay. I fondotinta sono terrificanti. I due concealer li amo alla follia, non so come sia possibile questa cosa, non so se questi sono stati riformulati rispetto al fondo, non ho idea. Comunque, si tratta dei Long Stay up to 24 ore, correttore a lunga tenuta, alta copertura, eye coverage, dice SPF 15. Ne ho comprati due sempre per una ragione di colore. Poi insomma di questi, almeno dove sono andata io a prendere, non c'erano i tester, quindi visti così semplicemente non ero sicurissima. Ne ho voluto prendere due perché costano veramente poco. Ho preso il 3 e ho preso il 2. Il 3 è un pochino più caldo e aranciato, ve lo metto qui, mentre il 2 è più simile al mio colore di pelle. È chiaro, ma cosa importantissima, non è assolutamente grigiato, resta un sottotono giallino. Io in anteprima non vedo niente, spero che possiate vedere i colori. Allora, io cosa faccio? Utilizzo il 3, prendo l'applicatore, metto il numero 3 nella zona qui che ho più scura, proprio all'inizio delle occhiaie, e poi utilizzo il 2 nella parte più esterna dove voglio andare a illuminare un po' di più. Non uso le dita, non è necessario, sfumo direttamente con la spugnetta e ragazzi, questi correttori hanno per davvero un'alta copertura, hanno un'ottima, ottima durata, pur essendo piuttosto pastosi e consistenti, una volta sfumati e fissati con un velo di cipria, restano lì tutto il santo giorno, durano, non si spostano, non si muovono e non vanno nelle pieghe. Sono prodotti ottimi. Non so come sia possibile che i fondi mi abbiano fatto schifo, diciamolo, e invece i correttori siano così performanti, così perfetti sul mio contorno occhi, che vi ricordo è un contorno occhi piuttosto secco e segnato. Li adoro. Allora, passiamo a parlare di NYX. Allora, vi parlo prima di una palette occhi e poi di una palette viso, per restare sul viso. NYX, come vi ho detto anche l'altra volta quando vi ho fatto questo video, non è un brand propriamente low cost, è un brand dai costi basso, medi, diciamo. Questa è una palette occhi stupenda. È la Perfect Filter e questa è la numero 02. Rustic Antique e ha questi splendidi colori caldi. Io ho passato praticamente tutto l'anno scorso, mi sono resa conto quando hanno cominciato ad andare di moda i colori caldi, a dire che mi avevano stufato i colori caldi a forza di vederli, e sto passando gli ultimi mesi ad essere attratta dai colori caldi, ma vabbè, nella vita si cambia. Però diciamo che questa è una palette abbastanza mista, come vedete non è monotematica, non è tutta rossastra, rosastra, eccetera, eccetera. Mi piace tantissimo la qualità di questi ombretti, perché sono ombretti molto setosi, ma direi di più, mi sembrano quasi vellutati. Ho fatto qualche swatch giusto per così. Hanno una consistenza molto particolare al tatto, non so bene come spiegarvi.
Fatto sta che sono assolutamente molto molto performanti. Allora, scrivono, e questo è il trucco che oggi ho fatto con questa palette, scrivono benissimo, hanno una buonissima pigmentazione, non eccelsa, ma assolutamente più che dignitosa, secondo me ottimale, poi per avere una vera bella resa sull'occhio. Questa palette ha una buona varietà di finish, dal matte al satinato. Ha direi tutto quello che serve, compreso un color crema opaco, tra l'altro molto bello e molto scrivente. Ha un bellissimo colore di transizione, tutt'altro che scontato, che è questo aranciato, molto molto particolare. Guardate che bello che è. Dove l'ho messo qui? È molto particolare, non ce ne sono tantissimi in giro. E ma poi ha anche dei dorati, questo è un bellissimo oro brunito. Ha anche dei colori che vanno più al salmone barra borgogna. Questo è leggermente satinato, questo invece che è quello che ho usato oggi. È decisamente più matte e più marrone bruciato, diciamo. Allora, vi dico brevemente come ho fatto il trucco di oggi, e io mi dimentico sempre di portare qualcosa per pulirmi. Diciamo, guardate che belli, sono veramente dei belli ombretti. Allora, io ho utilizzato sotto l'arcata sopraccigliare il panna opaco, poi ho usato questo color bruciato, bordeaux, marrone, un pochino più scuro e più intenso nella parte finale della palpebra mobile e nella parte iniziale, e poi ho sfumato un po' nella piega. Nella piega alta ho usato questo bellissimo arancio che fa molto effetto tramonto, secondo me, e nella parte centrale dell'occhio ho tamponato col dito questo splendido color satinato salmone rosato. Questo è il risultato, mi piace tantissimo. Sotto, nella rima inferiore, ho messo questo taupe, che è molto intelligente che ci sia, secondo me, perché è un taupe satinato medio scuro, direi, che serve ad andare appunto a fare, non so, una riga d'eyeliner, ad intensificare l'angolo esterno. Non è scurissimo, però può essere sufficiente, e questa è veramente una bellissima palette. Un discorso un po' più complesso, diciamo, lo devo fare su questa palette, che è molto molto famosa. È la Strobe of Genius di NYX, appunto, che è la palette di illuminanti. Questa palette, se non mi sbaglio, costa intorno ai 18-19 euro. Di per sé è un ottimo prezzo per una palette che contiene tre illuminanti belli grandi e quattro illuminanti un po' più piccoli. La qualità mi piace, non è identica la formula, secondo me, di tutti gli illuminanti. Alcuni sono un pochino più secchi, altri sono un po' più morbidi, direi, decisamente, anzi, ma mediamente hanno una buonissima, buonissima resa sulla pelle, una buona durata, una buona luminosità. Il mio preferito è senza dubbio questo, è anche quello più utilizzato, questo champagne, ma ho usato anche questo molto volentieri. Perché vi dico che il discorso qui è un po' diverso rispetto al low cost, intendo. Perché una palette di questo genere, ma è un discorso che si può fare su tutte le palette di illuminanti, che contengono tanti illuminanti, secondo me, è conveniente solo se si utilizzano tutti i colori. Alla fine io questo lilla, per esempio, che tra l'altro non mi piace neanche tantissimo, perché oltre che essere chiaramente lilla lavanda è anche opaco, non illumina, secondo me illumina pochissimo. Questo lilla, dicevo, lo uso pochissimo. Questo, che è un colore molto bello, però è rosa, è proprio rosa. È proprio rosa, è come se fosse un ombretto. Non credo che una persona normale con una faccia sola, con una sola carnagione, possa realmente sfruttare tutti questi colori. A meno che appunto non utilizzate un tipo di palette del genere, non so, da portare in viaggio, da tenere lì e da utilizzare anche come ombretti, come colori illuminanti, per esempio da palpebra mobile. In questo caso allora ha un senso. Quindi ecco, di per sé, secondo me, queste palette non sono di per sé a basso costo, perché dipende da quanto in realtà poi le sfruttate, al di là delle mode del momento, intendo. Ecco, questo era il discorso che volevo fare su questa palette, ma secondo me la qualità è assolutamente buona. Poi
Passiamo ora ai prodotti labbra e anche qui vi devo parlare di prodotti NYX e di prodotti extra. Sembra monotematica questa puntata dei miei prodotti preferiti low cost, ma del resto su tutti i prodotti acquistati da me. Allora, famosissimi, il Liquid Suede di NYX. Io possiedo da tantissimo questo che forse è il più famoso ed è il Soft Spoken, che è un nude abbastanza freddo sul marroncino, di quelli che sono andati di moda, che vanno di moda da un paio d'anni a questa parte, e mi è sempre piaciuto molto. A me piace la texture, la formulazione di questi prodotti. So che non l'amano in tutte, sono un pochino più in mousse, meno sottili rispetto ad altri, restano più morbidi sulle labbra, hanno un finish anche un filino meno matte rispetto ad altri. Giustamente sono definiti liquid suede, secondo me, perché è proprio quello l'effetto che fanno, e hanno anche una durata leggermente inferiore. Però, conosciute le caratteristiche, secondo me sono prodotti validissimi. Io da questo era già stata conquistata, mi piaceva e così via. Curiosissima di vedere la resa di un colore più squillante, sono sempre un po' più difficili, diciamo, di questo genere di prodotto. Questo è uno splendido rosso, un rosso classico, esattamente quello che indosso ora, ed è Niente, io mi devo assolutamente decidere a portarmi gli occhiali qui quando faccio i video, perché non è possibile sta cosa che non veda nulla. Come al solito vi scrivo tutto qui sotto. Comunque è questo rosso splendido che ho anche sulle labbra, è una tonalità bellissima e devo dire che anche la performance è ottima. Innanzitutto la stesura è super uniforme, come vedete non c'è una striatura, nulla, pieno il colore a una sola passata, si asciuga abbastanza velocemente, come vedete si asciuga così, ha una durata più che adeguata, non vi va in giro se mangiate, se bevete, assolutamente. Si può riapplicare al centro delle labbra dove lo perdete magari mangiando, perché non fa strato, pur non essendo prodotto sottilissimo si può riapplicare tranquillamente. L'unico difetto che hanno questi prodotti, secondo me, è l'applicatore un po' troppo lungo, sia il manico che l'applicatore stesso. Sul soft spoken sinceramente me ne accorgo relativamente per il colore, su cui devo stare un filino più attenta, specialmente contro le labbra, è un po' più difficile da gestire, ma niente di straordinario. Due prodotti invece di Astra che amo la follia, anche qui si tratta di rossetti liquidi. Uno è questo ed è della linea matte, di questo vi avevo già parlato proprio in un video di questa tipologia. Si chiamano Hypnotize Liquid Lipstick, questa appunto la linea matte del numero 02, e questo è il classico rossetto su cui c'è scritto il mio nome, perché è un rosa ma con un filo di malva, un nude scuretto di quelli che piacciono a me. Mi piace anche qui tantissimo la formulazione. Qui parliamo di un prodotto meno pastoso, un po' più liquido, un po' più sottile di questi di NYX, che non ha sempre una stesura immediatamente omogenea. Alla seconda passata il prodotto poi è perfetto sulle labbra, ottima la resa, ottima la durata, e qui parliamo di prodotti che costano 4 euro, 3 se non mi sbaglio. Ho voluto provare di recente la linea Satin, perché esiste anche appunto la linea con un finish Satin, e questo è il numero 07. Si riconoscono perché hanno il packaging, questo è un packaging satinato, questo è un packaging trasparente, anche se forse Astra li ha rifatti, e questo è un colore decisamente più estivo, che io però ho già portato e me l'avete già visto anche indossato nell'ultimo video prodotti finiti, se non erro. È questo splendido, 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 se non si fosse capito, corallo, bellissimo. Anche questo è una stesura morbida, facile, con due passate perfetto. Questi come dimensioni sono favolosi, perché sono facilissimi da gestire per la lunghezza appunto dell'applicatore, e li amo, sono semplicemente bellissimi, bellissimi. Per il costo che hanno non c'è nulla da dire, né sui colori né sulle performance né al tempo.
io con questo ho terminato di parlarvi dei miei prodotti make up e beauty low cost preferiti del periodo. Spero di avervi dato qualche suggerimento utile. Aspetto come sempre i vostri consigli e commenti. Vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!